Salve popolo giocante, finalmente PlayStation ci ha rivelato il suo nuovo fiammante servizio che molti hanno definito Game Pass Killer. Probabilmente l'hanno definito così prima di vederlo. Il nuovo servizio che si chiama PlayStation Plus Premium, Platinum o qualcosa del genere, andrà a accorpare l'attuale PS Now con l'attuale PlayStation Plus. PlayStation Plus, come sapete, vi offre la possibilità di sentirvi degli utenti di Elite, pagando la vostra quota mensile, ricevendo dei giochi in regalo ogni mese. E dico regalo perché, come tutti i servizi in abbonamento, nel momento in cui non siete più abbonati, beh, quel regalo non funziona più. Mentre PlayStation Now è stato uno dei primi servizi a offrire la possibilità di giocare i giochi PlayStation in streaming. Ci ho fatto anche un video tempo fa, è un video un po' acerbo, non molto aggiornato, ma lo trovate qui da qualche parte. I possessori di PlayStation potevano, grazie all'abbonamento Now, scaricare alcuni titoli inclusi nell'abbonamento, mentre gli utenti PC potevano gioire dei titoli PlayStation attraverso il gioco in cloud. PlayStation Now non era un servizio che offriva la possibilità di giocare titoli appena usciti inclusi nel servizio, però tramite lo streaming, questo sia su PC che su console, potevate godere di quei titoli in retrocompatibilità che le macchine PlayStation hanno sempre aborrato. Allora, dobbiamo dire che l'offerta del nuovo PlayStation Plus è un po' articolata perché consta in tre tier di abbonamento con delle offerte ovviamente diverse. Abbiamo il tier 1, ovvero il primo livello di abbonamento, che è la versione che PlayStation chiama Essentials, che essenzialmente non cambierà il prezzo del Plus adesso. I tier successivi saranno l'Extra, che costerà 13,99€, e ovviamente il Premium, che costerà 16,99€. L'Essential assicurerà due giochi gratuiti mensili, degli sconti esclusivi ai membri, la possibilità di giocare online per alcuni titoli, perché non tutti i titoli si possono giocare online gratuitamente sulla piattaforma PlayStation, e in più vi garantirà il cloud storage. Se, miei cari signori, perché conservare a vita 100 MB di dati di salvataggio di un gioco costa. Non può esservi offerto gratis. Per gli altri due tier, nonostante la differenza di prezzo, l'offerta extra è più o meno la stessa, ovvero vi sarà data la possibilità di avere i titoli del Now, più o meno 400 per l'intermedio, mentre per il tier premium il numero di questi titoli sale esponenzialmente, perché viene aggiunta, come vi dicevo, una serie di titoli PS2 e PS3 che potete giocare ovviamente in cloud. Ah sì, e se siete membri premium avrete l'onore di poter giocare delle demo esclusive. Oh, è che scherziamo. Pare che in alcuni mercati selezionati sarà disponibile addirittura la versione deluxe, o non si è ben capito se il deluxe è incluso nel premium, comunque che vi metterà a disposizione più titoli PS2 e PSP. Che culo! Allora, potrei cominciare a riempire questo video con una serie di commenti che sarebbero allucinanti, ma sarebbero allucinanti soprattutto per chi ha un Game Pass, perché questo tipo di offerta, al prezzo a cui è offerta, per noi è assolutamente ridicola. Cominciamo col dire che la retrocompatibilità nell'ecosistema Xbox è una cosa reale, presente oramai da due generazioni, e che soprattutto è chi aveva dei salvataggi della 360 in cloud lo sa, i vostri salvataggi sono lì, anche se non avete mai pagato un euro. E vi sto presentando gli aspetti più cavillosi di questa differenza, perché ragazzi, l'elefante nella stanza è quello. I titoli Xbox Game Studios sono presenti per gli abbonati al Game Pass Ultimate dal day one, che siano essi indie o AAA.
Jim Ryan, il nostro caro nonno grappino, paladino della qualità che si paga e si paga, dice che questa cosa per PlayStation non è assolutamente sostenibile. Far uscire dei giochi nel catalogo a pagamento al day one farebbe, non sappiamo bene in che modo, calare la qualità di questi titoli. Perché? Il problema reale è che ogni anno Sony ai suoi investitori presenta i numeri dei suoi titoli di punta come biglietto da visita per convincerli a comprare azioni o non venderle. Al giorno d'oggi né noi né gli investitori Sony sappiamo quante copie ha venduto The Last of Us Parte 2. Sappiamo solo, e questo viene sbandierato in tutti i documenti agli investitori, che in 5 giorni ha venduto un bel po' di unità, probabilmente recuperando i costi di sviluppo, ed è questa la pubblicità che serve. Quindi capirete da voi che svendere i titoli così all'interno di un servizio agli azionisti potrebbe non piacere. In realtà la cosa non c'entra assolutamente niente con la qualità. Il popolo PlayStation ha accettato di buon grado, anzi loda il fatto che i giochi per PlayStation 5 costino di più di quelli per PlayStation 4 e costino di più di quelli di altre piattaforme. Quindi perché? Perché dare a queste persone disposte a riempire mamma Sony di soldi la possibilità di pagare meno per un servizio che, rispetto al competitor, dà veramente di meno? Bene, popolo giocante, anche questa volta, perdonate il mio tono sarcastico, vi ho semplicemente esposto dei fatti. Lascerò che siate voi a giudicare quale dei due servizi effettivamente è più conveniente a parità di prezzo e di offerta. Ma tanto già so che chi sta lodando questo servizio lo fa semplicemente perché non ha mai avuto per un giorno il Game Pass. E no, perché Sony.